Dopo lo shock per l'accaduto e il confronto politico in aula si fanno i conti dei danni dell'alluvione. Si stima che siano intorno ai 2 miliardi. Il commissario intanto ha individuato i 62 comuni più colpiti e ha chiesto, sollecitato anche dai consiglieri regionali, di estendere l'area di emergenza ad alcune zone delle province di Lucca e Massa Carrara. C'è anche la sanità in primo piano nel nostro appuntamento di oggi. La commissione del Consiglio regionale prosegue infatti il suo tour negli ospedali e stavolta sale in Mugello, mentre in Consiglio regionale c'è stato un aspro dibattito sulle risorse che lo Stato dovrebbe erogare. C'è un'iniziativa promossa dal Consiglio e dalle rappresentanze professionali che mette al centro anche quest'anno l'architettura sociale, quella che riprogetta città e territorio, insomma gli spazi pubblici. 5 le categorie, 5 gli anni, gli ultimi presi in considerazione. È il premio Architettura Toscana. E poi spazio ad eventi legati ai prodotti tipici del territorio, come l'olio extravergine e il tartufo, e alle feste di Natale con le manifestazioni colorate e piene di luce di Empoli e Arezzo. Facciamo il punto aggiornato sugli effetti dell'ondata di maltempo del 2-3 novembre. Le nostre immagini ormai sono sotto gli occhi di tutti e sono più che eloquenti. Una prima stima dei danni la fa adesso il presidente della Giunta e commissario Gianni davanti al ministro Musumeci e al capo dipartimento della protezione civile Curcio. Quello che mi dicono i sindaci di quella trentina di comuni più coinvolti, noi andiamo sicuramente vicino ai 2 miliardi. E contemporaneamente abbiamo bisogno, la necessità di risorse per l'immediato, per i primi soccorsi, per le ordinanze con cui rimettiamo in sesto gli argini, per quello che sono tutte le situazioni che anche nell'immediato domani ci chiedono cittadini che sono stati totalmente danneggiati, hanno perso tutto, le imprese che sono state fortemente danneggiate da quello che è stata l'alluvione. Il commissario intanto ha anche disposto l'elenco dei comuni più colpiti nelle 5 province dello Stato di emergenza nazionale. Abbiamo identificato 60 comuni che sono quelli che hanno avuto maggiori danni, fra le 5 province di Pisa, Livorno, Firenze, Prato e Pistoia. 60 comuni per attivare attraverso il loro sindaco la ricognizione dei danni, sia alle persone che alle imprese, sia ai beni pubblici che hanno subito danni, da scuole, edifici pubblici, agli stessi argini dei torrenti o delle strutture idrauliche che sono a base del nostro reticolato. Ora la questione è l'allargamento dell'area interessata da questo stato di emergenza anche alle province di Lucca e Massa Carrara. Il ministro ha garantito che la questione sarà valutata a Roma. Dal Consiglio regionale erano partite tante richieste in questa direzione anche per comprendere in realtà aree della provincia di Arezzo. Anche da questi territori sono stati segnalati dei danni subiti da strutture pubbliche e anche da strutture private. Quindi credo che ci siano le condizioni ora per marciare uniti, per dimostrare una compattezza, perché la Toscana è di tutti, perché i toscani e le toscane hanno bisogno dell'aiuto delle istituzioni e la collaborazione deve essere massima fra governo, regione, amministrazioni locali. Dopodiché verranno anche i tempi nei quali faremo gli approfondimenti, sarà necessario vedere quello che ha funzionato di più, quello che ha funzionato di meno, quello che potrà essere magari aggiustato o corretto nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Sono stati danni e danni ingenti a settori anche importanti, partendo da quelli degli stabilimenti balneari, come tutti sappiamo sono un fiore all'occhiello della ricezione, promozione, qualificazione ambientale del nostro territorio e anche turistico chiaramente. E l'abbiamo fatto in un'aula semideserta prima dell'arrivo del governatore Gianni, dove abbiamo anche rimarcato come da anni sui fondali delle commissioni regionali ci siano delle PDL dell'opposizione, Fratelli d'Italia in particolare, che avrebbero potuto aiutare anche qui la reazione
comunque anche l'opera di prevenzione nel specifico riferimento al cittadino toscano e a come questo può reagire o interfacciarsi in stato di emergenza. I consiglieri regionali e i membri dell'ufficio di presidenza in questi giorni sono stati tutti nelle zone più colpite. Noi abbiamo voluto prendere l'impegno tutti insieme in un clima di solidarietà diffusa, di sostenere le famiglie, di sostenere le imprese, di sostenere chi ha perso tutto, di sostenere chi ha subito le mareggiate come a Marina di Pisa o le forti piogge e le raffiche di vento. Il nostro obiettivo è fare in modo, tutti insieme, con l'aiuto del governo, con le risorse della regione, di sostenere le famiglie e le imprese, perché l'obiettivo è rialzare presto la testa tutti insieme e sono certo che ce la faremo, perché siamo la Toscana. Prima del tema dell'alluvione ci si era confrontati a lungo e con toni anche accesi sui finanziamenti per la sanità, insomma sulle risorse che lo Stato dovrebbe destinarvi. Servono due misure urgenti, una che riguarda la dotazione del Fondo Sanitario Nazionale, cioè quanti soldi lo Stato mette a disposizione delle regioni per strutturare il servizio sanitario. Quello italiano dal 2010 è sottofinanziato e ora siamo arrivati a un livello di non sostenibilità dei sistemi sanitari. Chiediamo di essere almeno in linea con la media europea, non con la Francia, con la Germania, la Germania ha un fondo che è doppio di quello italiano, ma almeno in media con quelli europei bisogna arrivarci, se no c'è un tema di sostenibilità. E l'altro elemento è quello del personale. Già noi abbiamo difficoltà a trovare personale sanitario, medici e infermieri che lavorino nei sistemi sanitari pubblici, ma anche quando li troviamo, oggi abbiamo una norma che, se abbiamo trovato il professionista e ci sono i soldi in bilancio per assumerlo, ci impedisce di assumerli perché non possiamo spendere più di quanto spendevamo nel 2004, 20 anni fa, ridotto l'1,4%. Una norma assurda che è contro i sistemi pubblici. Anche il Presidente del Consiglio regionale è intervenuto sull'argomento. Noi abbiamo voluto presentare questa proposta di legge per mandare un messaggio chiaro alle cittadine e ai cittadini. Noi abbiamo bisogno di più sanità pubblica. Per avere bisogno di più sanità pubblica è necessario che il governo finanzi maggiormente le regioni. Certo, noi possiamo migliorare il governo della sanità regionale, ma oggi con questa proposta di legge chiediamo che almeno il 7,5% del prodotto interno lordo sia destinato al Fondo Sanitario Nazionale. Che vuol dire questo? Vuol dire che noi con queste risorse in più possiamo lavorare per migliorare i servizi, ridurre le liste d'attesa, possiamo lavorare per offrire una sanità di prossimità migliore, insomma possiamo offrire ai cittadini un servizio sanitario migliore. La questione al centro del dibattito è la proposta di legge al Parlamento per fissare una quota minima delle risorse da destinare al sistema sanitario rispetto al valore del PIL. La soglia, lo abbiamo sentito, sarebbe fissata al 7,5%, ma il centrodestra non ci sta, parla di strumentalizzazione. Più soldi in sanità, ma anche più addetti ai lavori sarebbe sempre auspicabile, ma è importante capire queste risorse come vengono spese, quindi una programmazione, un'appropriatezza della spesa è fondamentale, perché se no diventa un pozzo senza fondo, cioè più soldi dai e più le spendi senza un criterio. Conseguentemente, anche soltanto valutando ciò che è stato, con speranza nel triennio 2023-2025 avevamo un 0,6 in meno di tendenziale, nel 2024-2026 con Schillaci e quindi il governo attuale avremo uno 0,6 in più, questo a titoli diciamo reali. Poi si può parlare di tutto e del contrario di tutto, ma imporre un 7,5% rispetto al PIL è assolutamente
aleatorio. Soltanto nel giugno del 2022 il PD ha approvato una proposta di risoluzione, un documento di 994 pagine dove non c'è mai fatto alcun riferimento ad agganciare la spesa sanitaria al 7,5% del PIL. È evidente questa proposta di legge che mandano alla Camera e al Senato, è una proposta di legge strumentale che ha l'unico scopo di attaccare il governo. Il governo è il governo che ha messo più soldi nella sanità pubblica, 136 miliardi di euro. Quando governava il PD ce ne venivano messi 120 miliardi, il governo che per primo dopo tanti anni aumenta gli stipendi di medici e infermieri evidentemente è una proposta strumentale, demagogica, populista che noi non possiamo che respingere. Il Movimento 5 Stelle accoglie la proposta e dice sì, ma non rinuncia alle critiche a tutti coloro che anche negli anni passati hanno tagliato i fondi per la sanità. Sicuramente investire maggiori risorse nella sanità è fondamentale. Ricordiamo dei dati che sono stati diffusi da Gimbe al riguardo. Negli ultimi 10 anni, dal 2009 al 2019, la sanità ha visto tagli in Italia per 37 miliardi di euro tra tagli di finanziamenti e programmi che non sono stati mantenuti sugli investimenti. Quindi significa che ci sono delle gravi responsabilità per chi ha governato in questi anni e le stesse responsabilità le hanno anche quelle forze che oggi presentano questa proposta di legge che è sicuramente accoglibile, alla quale abbiamo votato a favore, ma che deve essere poi corredata anche poi da un approccio a livello nazionale migliore, che è quello della proposta di legge sulla appropriatezza della spesa e sull'utilità anche della ricerca sanitaria e sul fatto che debba essere pubblica, che stiamo facendo a livello nazionale come Movimento 5 Stelle. La maggioranza su questo punto è unita al voto e sia la proposta, che ora prosegue il suo iter in Parlamento, sono stati 27, ci sono anche quelli delle due consigliere del Movimento 5 Stelle. I no, tutti del centrodestra, sono stati 11. Siamo consapevoli, siamo maturi per dire che è evidente che servono maggiori risorse, ma siamo anche responsabili nel dire che forse vanno spese meglio, vanno riorganizzate, bisogna fare delle scelte, bisogna avere il coraggio, dopo quello che abbiamo fatto nel 2015, magari da qui al 2025, di pensare che a distanza di 10 anni serve una nuova riforma sanitaria per riorganizzare meglio il territorio, spendere ancora meglio le risorse, organizzare ed erogare migliori servizi in termini qualitativi e in termini soprattutto assistenziali rispetto ai cittadini toscani. La Commissione Sanità ha fatto un'altra tappa del proprio viaggio nei luoghi della salute. Ha scelto di visitare l'ospedale del Mugello a Borgo San Lorenzo, un presidio fondamentale e ben organizzato, dice il presidente della Commissione, per un territorio vasto ed eterogeneo. Ci sono comunque anche alcune situazioni da sviluppare, da migliorare. Vedrà un investimento l'ospedale di 47 milioni che è in corso di gara, che sarà a breve aggiudicato, che è un investimento fondamentale per la sicurezza di questo ospedale. Ci sono ulteriori investimenti sulla tecnologia, risonanze, TAC da rinnovare, penso questo sia un elemento sul quale l'azienda Toscana Centro debba mettere velocemente l'attenzione, e poi il personale che è veramente motivato e va integrato. Ad accogliere i consiglieri in rappresentanza di tutta la commissione c'erano il sindaco di Borgo San Lorenzo, che è anche presidente della Società della Salute, e i vertici dell'azienda USL Centro. Credo sia un segnale d'attenzione molto importante verso quello che è un presidio insostituibile per il nostro territorio, che è molto vasto e quindi ha bisogno anche di essere potenziato e valorizzato, soprattutto su certi interventi. E abbiamo fatto l'elenco evidentemente anche di quelle che sono le criticità, che però non riguardano solo il nostro presidio ospedaliero. Queste visite servono a noi per inquadrare i servizi, per inquadrare le criticità, per capire quali sono le eccellenze di questo ospedale, e farlo insieme alla terza commissione è stato utilissimo perché ci ha permesso anche di condividere con tutta la parte della politica sanitaria il valore di un ospedale come questo, la forte integrazione col territorio e anche progetti di sviluppo che possono ulteriormente migliorare i servizi per i cittadini. Anche la Commissione per lo sviluppo economico è andata in trasferta e ha visitato un luogo simbolo della legalità, la tenuta di Suvignano, sequestrata alla mafia, ora azienda agricola e luogo di incontro e ospitalità.
In questi giorni, in vista delle prossime sedute, hanno lavorato anche le altre commissioni, naturalmente soprattutto sulla terza variazione del bilancio regionale, che terrà conto inevitabilmente delle nuove esigenze dopo l'alluvione. L'argomento è trasversale nel senso che questa variazione interessa tanti settori diversi e, come ogni variazione, in questi tempi di incertezza avrà un forte impatto sui conti. La seconda commissione ha espresso poi parere favorevole ai bilanci di Artea e Ente Acque Umbre Toscane. Sul Parco delle Apuane c'è stato l'ok a maggioranza di un'altra commissione, la quarta, che intanto per questo è andata in visita a Seravezza anche per l'illustrazione del piano integrato del parco. C'è l'unanimità in Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità e Infrastrutture sulla modifica dello statuto di Ala Toscana, la società che gestisce l'aeroporto di Marina di Campo all'Isola d'Elba. Potrà continuare ad operare per altri 5 anni. L'obiettivo è potenziare lo scalo. Si sono riunite insieme invece le commissioni Istruzione e Cultura e Aree Interne, tema il piano di dimensionamento scolastico e di accorpamento degli istituti. Il riferimento è soprattutto alle località nelle aree interne. È intervenuta anche l'assessore regionale, che sul dimensionamento ha ricordato come la regione abbia posto la questione di legittimità di fronte alla Corte Costituzionale. Infine, la Commissione Sanità ha ricevuto i rappresentanti dell'associazione SOS Volterra sul servizio pediatrico all'ospedale di Volterra. A maggioranza ha dato il via libera alla proposta di legge per l'accreditamento delle strutture sanitarie. Ci sono procedure più efficaci e si chiarisce meglio il rapporto tra Comuni e Regione. I membri della Commissione hanno ascoltato anche l'assessore Cioffo sull'accoglienza dei migranti in Toscana, un dibattito che riprende quello sui CPR di qualche giorno fa, quando la maggioranza dei consiglieri però disse no ad una struttura del genere nella nostra regione. C'è anche un provvedimento che riguarda gli impianti crematori e che prevede che, in attesa del piano regionale, non sia consentita la realizzazione di nuovi impianti, fatta eccezione per quelli già approvati dai comuni. Merita particolare attenzione anche quest'anno il bando del Premio Architettura Toscana, la quarta edizione di un concorso che organizza il Consiglio regionale insieme alla Federazione, all'Ordine degli Architetti e all'ANCE, l'Associazione dei Costruttori. La premiazione ci sarà nel giugno prossimo alla Palazzina Reale di Piazza Stazione, dove sarà allestita una mostra dei progetti vincitori. Noi valutiamo una qualità in generale, quindi il premio valuta parlare di qualità di un progetto è qualcosa di estremamente complesso e molto difficile, quindi non ci sono degli elementi, dei punti cardine, al di là di quelli generici che crediamo siano necessari come base, a partire dalla sostenibilità, all'attenzione al consumo di suolo e via discorrendo, che però non fanno un buon progetto, ne fanno semplicemente un progetto corretto. Quindi alla giuria sta proprio la capacità di valutare quell'in più che un progetto ha. Rispetto ai requisiti base, diciamo. L'attenzione dunque all'architettura contemporanea come arte sociale realizzata per promuovere una migliore qualità di vita. Noi abbiamo voluto fortemente questo premio nella scorsa legislatura, questa è la quarta edizione ed è un modo per raccontare il nostro presente, ma anche avere la capacità di guardare al futuro. Avere la capacità di saper disegnare il nostro territorio nelle forme moderne, ma anche apprezzando quello che è la storia, l'arte, la cultura, la bellezza della Toscana, sta alla base dello spirito di questa iniziativa. È un modo per stimolare i più giovani a cercare di darci anche degli impulsi, una strada da seguire, perché poi le politiche di pianificazione richiedono grande capacità d'ascolto. È senz'altro un momento, prima cosa, per sottolineare un lavoro fantastico che si fa e il lavoro anche sotto traccia che gli architetti fanno nel pensare lo spazio che poi tutti abitiamo o comunque che tutti vediamo anche quando si tratta di spazi privati. Una funzione che gli addetti ai lavori conoscono bene, i decisori politici conoscono bene, ma che l'occasione del premio consente di raccontare anche a un pubblico più ampio, perché non è mai troppa l'iniezione di pensiero, di visione che si fa sulle decisioni e sullo spazio pubblico. Come dicevamo, sono direttamente coinvolte sia le rappresentanze degli architetti che quelle dei costruttori. La prospettiva per la federazione e per tutto il gruppo di lavoro di questo premio Architettura Toscana è quello di veicolare il messaggio
per cui l'architettura, ma in particolar modo il progetto di architettura in tutta la sua complessità, è il volano imprescindibile, irrinunciabile, esemplare per favorire meccanismi di rigenerazione, di riqualificazione territoriale e paesaggistica complessivi che possano valorizzare il territorio regionale in primo luogo, ma poi per estendere questo concetto a tutto il territorio nazionale. Trovo interessante il confronto, quindi l'occasione che viene data tramite questo premio di confrontarsi, quindi fra i vari architetti o altri progettisti che lavorano in Toscana, di poter mettere a confronto le proprie idee, i propri progetti, spesso anche su temi simili, quindi vedendo come lo stesso tema viene declinato in maniera diversa a seconda delle varie impostazioni progettuali. Noi crediamo che il concorso di idee, il concorso di progettazione sia uno strumento molto valido per poter intervenire nelle nostre città, per evitare appunto che ci siano progetti non ponderati in concorrenza, in confronto con gli altri. Quindi è uno strumento molto valido, anzi confidiamo che questo strumento sia sempre più applicato e confidiamo anche che sia parallelamente coniugato insieme anche al valore della tecnologia che si usano e anche dal costo e del valore dell'immobile, perché un'opera d'arte può essere bella, un'opera d'arte, ma deve anche essere in qualche modo verificata, controllata sul prezzo perché possa essere eseguita rispetto al budget preventivo. Ripartiamo da qui, dal Tartufo di San Miniato, per ricordare alcuni degli eventi che abbiamo seguito in questi giorni e che hanno trovato la loro vetrina a Palazzo del Pegaso, la sede del Consiglio regionale. Questo senza dubbio è speciale e si protrarrà anche nell'ultimo weekend di novembre nel cuore della nostra regione, San Miniato appunto. Non solo tartufo, i prodotti tipici di un territorio stupendo, quello di San Miniato, arte, storia, cultura, tradizione, buon cibo, un modo di saper raccontare la Toscana nel mondo. E migliaia di turisti da tutte le parti vengono a conoscere la prelibatezza del nostro Tartufo di San Miniato, ma hanno anche la capacità di poter vedere da quanta bellezza siamo circondati. La Toscana offre anche molto altro, come l'olio di qualità, l'olio extravergine. Ecco allora, in questo weekend che torna Olea Project a Montespertoli, c'è tutta la cucina in primo piano con le etichette toscane che spiccano nella nuova guida Osterie d'Italia di Slow Food, un modo utile di orientarsi tra 2000 locali di qualità in linea con i valori enogastronomici di Slow Food. A Montemurlo si celebrano i 50 anni dalla scoperta del Pozzo dei Lavatoi, un antico pozzo che, utilizzato come discarica dalle fornaci medievali e rinascimentali vicino al castello, si è rivelato una fonte eccezionale di reperti. Gli studi sono durati 30 anni, ora vengono presentate tutte le conoscenze acquisite. E poi c'è il Natale che si avvicina, mancano ormai 5 settimane. Due città toscane sono considerate ormai come le città del Natale, sono Empoli e Arezzo. Faranno ancora più festa con spettacoli, addobbi speciali, luci di grande bellezza e tante iniziative commerciali. Noi per oggi ci fermiamo qui, ci rivedremo venerdì prossimo, sarà il 24 novembre, sempre alle 21.10 dopo il nostro TG della sera. Parleremo delle nuove sedute del Consiglio regionale, anticiperemo anche il programma della Festa della Toscana, 30 novembre, quest'anno, dedicata alla figura di Don Lorenzo Milani.